Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Maria era invece distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire, dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. Parola del Signore. Siano lodati Gesù e Maria. Oggi si celebra, fratelli e sorelle carissimi, la memoria di Santa Marta, insieme al fratello Lazzaro e alla sorella Maria, che abbiamo già peraltro festeggiato una settimana fa. E abbiamo sentito queste bellissime letture. Tutti quanti sappiamo che Marta è un po' passata alla storia della Chiesa a causa del Vangelo che abbiamo ascoltato, come l'emblema di chi serve il Signore con le opere, quindi con l'esercizio di cose concrete e materiali da fare, che è certamente una cosa buona e santa. Le letture di oggi ce le incanalano perché diventi, come sarebbero diventate in Santa Marta, opere di perfezione. Peraltro tenete presente che Santa Marta, così come sua sorella Santa Maria di Magdala, si narra che dopo l'ascensione di Gesù, attraverso vicende peraltro un po' passate per peripezie varie, siano approdate in Francia, a Marsiglia, dove Santa Maria Maddalena si è ritirata in strettissima penitenza in una grotta, vivendo completamente in solitudine, mentre Marta ha aggregato attorno a sé una schiera di vergini e di pie donne, formando una specie di nucleo di consacrate e spendendo il tempo della sua vita in preghiera e buone opere. Quindi in ogni caso anche Marta, evidentemente, come tutti i santi, ha messo in pratica quello che adesso vedremo. La prima lettura di oggi ci ha parlato anzitutto del fondamento di ogni santità e del fondamento stesso dell'amore del prossimo. Tutto parte dall'amore di Dio, e l'amore di Dio parte dalla presa di coscienza di quanto siamo stati amati da Lui. L'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio, chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore, ma in questo si è manifestato l'amore di Dio. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi. Il processo funziona così: conoscenza e accoglienza dell'amore di Dio, che quando è autentico genera una risposta di amore profonda nella creatura che comincia a vivere sul serio il primo comandamento, cioè amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. E chiaramente, siccome Dio ama tutto ciò che ha creato, in particolare le creature in cui è presente la sua immagine e la somiglianza, cioè gli altri esseri umani, noi quelli vediamo, gli angeli in questa vita purtroppo non li vediamo, evidentemente se l'amore di Dio è autentico non può non passare all'amore del prossimo, per forza. E tutto questo è, sotto altri punti di vista, ribadito dal Vangelo. Capite bene che l'atteggiamento di Marta e di Maria non vanno contrapposti, una serve e l'altra sta ai piedi ad ascoltare. Quello che invece è sempre importante, e che è il messaggio di questo Vangelo, è che in ogni cosa della vita la prima cosa da fare sempre è mettersi in ascolto ai piedi di Gesù. Solo a partire da questo ascolto si può, attenzione, operare ed agire. Anche questo l'ho detto tante volte, senza mai, quindi occuparsi delle cose e agire, senza mai preoccuparsi e agitarsi. Quindi bisogna sempre ricordare: occuparsi e agire, non preoccuparsi né agitarsi. Perché preoccuparsi, come dice il termine stesso, significa occuparsi delle cose prima del tempo. Prima del tempo, ma se, allora noi facciamo tutto quello che dobbiamo fare, ma sappiamo che la vita è nelle mani di nostro Signore,
la storia nelle mani del nostro Signore, gli eventi sono nelle mani di nostro Signore. Quindi un figlio di Dio non si preoccupa mai. Preoccuparsi per esempio del futuro, no? Ricordate il Vangelo, che cosa mangeremo, che cosa vestiremo, che cosa... Uè, avete dimenticato che c'avete un Padre vostro nei cieli che veste i gigli del campo e nutre gli uccelli del cielo? Quindi non vi preoccupate. E insieme alla preoccupazione, che porta sempre con sé anche l'affanno della vita, che chiaramente non ci fa campare bene, viene l'agitazione, quando ci agitiamo, che non sappiamo che fare, e cominciamo a industriarci come se... Buono! Anziché agitarti, vattene ai piedi di Gesù, pregaci un po' sopra, su un certo problema, e vedi semplicemente quello alla luce di quello che mediterai alla sua presenza, quello che è concretamente possibile fare. Noi non dobbiamo fare né miracoli, né è il nostro potere cambiare le sorti della storia umana, né fare chissà cosa. Abbiamo il nostro potere, quel poco che il nostro Signore ci mette nelle nostre mani. Quello dobbiamo farlo, certamente, e dobbiamo farlo bene, discernendo cosa sia e occupandocene, senza farsi mai travolgere dall'idolatria del fare. Questa è una grande vita. Primo posto l'amore di Dio, al primo posto l'ascolto di Gesù, un impegno sollecito e solerte nell'occuparci di tutto quello che Dio vuole che ci occupiamo, nel fare tutto quello che è il nostro potere fare di bene, senza mai agitarsi, senza preoccuparsi, senza strafare, senza esagerare e sempre con un occhio attento, evidentemente, all'amore del prossimo. Tutto questo, concludo citando San Girolamo, nessuno pensi che è impossibile. Perché ogni tanto dice, sarebbe bello però, quando mai? San Girolamo diceva sempre, Dio non chiede cose impossibili e non propone cose impossibili. Certamente, a volte propone livelli un pochino alti, nel senso che non ci si arriva dall'oggi al domani, ma sempre obiettivi possibili. Come osservare tutti i 10 comandamenti è possibilissimo, perché un cristiano giustificato può e deve osservare tutto il decalogo senza sgarrare manco ad una virgola. Quindi, farà altri peccatucci veniali, semi deliberati, tante imperfezioni, quelle se non se, per chi ha i capelli, tanti sono più dei capelli del nostro capo, quindi per carità. Ma il decalogo non si tocca, il decalogo si può osservare con l'aiuto della grazia di Dio. E così come si può agire in maniera conforme a quello che Dio vuole, gustando la gioia e la bellezza del santo servizio di Dio, senza mai affannarsi, preoccuparsi, mettersi in pensiero o in agitazione per niente e per nessuno. Siamo lodati Gesù e Maria.